alla Camera i vecchi vitalizi non esistono più, eppure non si fa che parlarne. Vogliamo restituire al sistema ciò che è stato percepito da persone che non hanno contribuito con i versamenti. Adesso si troveranno 1000 ricorsi, la Corte Costituzionale che dovrà intervenire e alla fine si corre il rischio di tornare alla casella di partenza. Quanti ricorsi ha presentato? Supereremo di qualche unità i 500. Pensi cosa vuol dire presentare un malloppo di questo genere moltiplicato per 500? Questo qui è un ricorso? Questo è un ricorso, nemmeno dei più voluminosi. Infatti, per portarli a Roma, l'avvocato Panez ha dovuto addirittura affittare un furgone. Questi sono i ricorsi che sono stati presentati al Consiglio di Giurisdizione, i primi 313. E i ricorsi presentati sono talmente tanti che, in attesa dell'esito, i 43 milioni di euro di risparmio previsti dai tagli per ora non saranno utilizzati. Sul piano prudenziale si preferisce accantonare queste cifre per essere poi pronti ad affrontare eventuali risvolte negativi ed esiti negativi in causa. Questo vuol dire che i risparmi per adesso rimarranno nel cassetto? Assolutamente, vengono congelati e vengono messi in un fondo a tutela giuridica del bilancio della Camera.